punti cardine del documento approvato questa mattina, su cui si baseranno i trasporti nei prossimi anni, quindi gli accordi di programma con Genova Città Metropolitana e con le tre province, per poi arrivare ai bandi di gara sui quattro territori, diciamo così, sui quattro territori che si identificano nelle vecchie province. Quindi questo documento servirà a sarà la filosofia del trasporto per i prossimi anni. Dentro c'è la bigliettazione elettronica, che sarà la grande novità, la grande rivoluzione del trasporto ligure, un sistema che varrà circa 22 milioni di euro. È partito adesso il bando di gara fatto da Liguria Digitale. Entro il 2019 sarà installato su tutti gli autobus di Genova e delle altre tre province, permetterà un notevole recupero dell'evasione tariffaria in termini percentuali molto alti, quindi milioni di euro che verranno reinvestiti nel nostro sistema dei trasporti, che avrà inoltre il pregio di sapere finalmente quanti passeggeri verranno trasportati e dove essi andranno, in modo da poter anche poi studiare bene quali sono le linee che servono di più, dove bisogna intervenire con un loro aumento, una loro diminuzione, insomma, per cercare di far sì che il trasporto pubblico su gomma sia sempre più integrato col trasporto pubblico su treno. A quel punto ogni persona che sale sull'autobus dovrà tirar fuori materialmente il suo titolo di viaggio e passarlo, se no non è che non entra, ma è impossibile che salgano 50 persone e non c'è neanche un bip, diciamo così, dal punto del passaggio. E quindi poi questo servirà anche quando scendono, quindi si sanno quante persone salgono e scendono, dove salgono e dove scendono, e non ci saranno più scuse per non pagare il biglietto. Dico questo anche perché sapremo finalmente quanti, soprattutto nel genovese, usano l'autobus più il treno, in considerazione del fatto che su Genova nell'ultimo anno abbiamo investito oltre 1,5 milioni di euro in servizi maggiori sui treni, permettendo che nel nodo urbano transiti un treno ogni quarto d'ora dalle stazioni metropolitane, e questo ha fatto sì che molti passeggeri si siano trasferiti sul treno e usino il treno come metodo di trasporto.